E vediamo a questo punto, mi permetto di dare un attimino un anticipo di quello che sarà il piano operativo di bonifica, ovvero come si intende procedere in questo senso. Una domanda sui dati di Milano, io sono completamente d'accordo, alcune cose non mi convincono, però vorrei avere un fatto notato. Gli apporti che si vanno a conferire sulla struttura potrebbero essere insignificanti, perché ci sono dei dati, diciamo a monte, che praticamente ritengono insignificanti gli apporti che derivano dall'aria, oppure se ci fossero gli apporti li posso registrare, perché ci saranno delle analisi a monte e a valle. Delle analisi a valle. Oh, ma allora gli apporti del diciamo sistema S0 su tutto quello che vuole. Gli apporti del sistema al fiume Astura abbiamo messo, diciamo, è stato controllato a monte e a valle, ma non si sono avuti episodi di variazioni significative fra monte e valle. Quindi non siamo riusciti ad apprezzare, cioè non è che dal punto di vista chimico dice l'Astura qua su è pulito rispetto ai canoni proprio di legge, è un fiume che ha le acque di prima classe, qua sotto dopo la discarica invece ha delle acque che fanno veramente pietà. No, non siamo in queste condizioni, perché è come se io... Guarda, mi sono espresso male, io intendevo dire un apporto diventa sommativo o quello che c'è prima lo aggiunta l'apporto. Se io parto da 100 e ci metto 2 in più, non sono in grado di apprezzare. Allora, quello che devo dirle è che non sono, cioè l'apporto che io ho, l'eventuale apporto che io ho, non si riesce ad apprezzare, quindi può essere, diciamo, o escluderlo, oppure però dice, può essere anche talmente minimo che non riesco ad apprezzare la cosa. Questo è quanto, diciamo, gli apporti quotidiani, perché poi dopo ci sono chiaramente gli apporti in casi eccezionali, che so quando ci sono le grandi piogge o quant'altro, però anche in quei casi non è che si riesca molto ad apprezzare l'apporto del sistema di scarica sulla Stura, o al contrario l'apporto dell'acquifero, cioè della Stura sull'acquifero. È lì che è difficile. Quindi se dico che ci da poco, che non ci aiuta tantissimo a capire la Stura, non sbaglio di tanto. Allora, c'è una notizia in giro che dice che praticamente i frutti, kiwi e ortaggi sono inquinati. È vera questa notizia? Avete fatto analisi? No, io non l'ho mai fatto. Perché gira queste ore, quindi vorrei. No, il monitoraggio non prevede anche l'analisi diciamo delle culture della zona. Che un kiwi assorbendo, essendo irrigato. Ma io direi proprio di no, anche per, cioè, mi perdoni, esco fuori dal seminato, però non ritengo che possano esserci, insomma, delle interazioni, cioè che un po' di ferro, no, ma se mi posso permettere io, no? Diciamo, il senso di quello che è stato esposto fino adesso ha anche questo obiettivo, cioè di cercare di far capire che cosa c'è e che cosa invece magari può essere oggetto di un allarmismo, che se le matrici sono più che fondate, intendiamoci, perché l'abbiamo vista la storia e l'esistente, non è che stiamo parlando. Ma io mi sento dire è bravo, capito? Dall'altra parte dobbiamo riuscire, perché ci danneggia ingiustamente, certo, su una serie di attività. Posso dire anche un'altra cosa? Grazie. Che io sappia, tra l'altro, avete fatto un uso molto grosso dell'acqua della Stura in zona, proprio perché poi magari mi dicono che la salinità di Valle d'Oro mi impedisce di utilizzarlo, perché le piante, giustamente l'apparato radicale delle piante non sopporta quel grado di salinità, quindi io non so forse se è meglio l'acqua della Stura o è meglio l'acqua di Valle d'Oro, insomma, quindi se proprio vogliamo metterla in questi termini, proprio visto il grado di inquinamento della Stura. Comunque è un qualcosa che non attiene, diciamo, al discorso del sito di discarica di Borgo Montello, o perlomeno sono aspetti al contorno che andranno discussi in altro modo
con un altro tipo di approccio. Questo è, allora, per tornare un attimino a noi, per dire, cioè, abbiamo stabilito che Borgo Montello, il sito della discarica, al suo interno, lasciamo perdere le problematiche esterne per il momento, c'è la parte di là della struttura, e poi dovremo vedere come intervenire quando avremo chiaro qual è il modello concettuale che praticamente ci permetterà di intervenire in modo corretto. Allora, vediamo che cosa si sta facendo. Abbiamo detto che è partito che praticamente una volta che ci si è resi conto del sistema, che il sistema delle discariche, proprio per il peccato originale, permettetemi di usare questo termine, il peccato originale con cui è nato questo sito, e d'altronde non c'era una legislazione che permettesse di già preservarci già allora, perché tutto quanto è venuto man mano crescendo proprio con il sito, cioè è iniziato con una deregulation completa fino ad arrivare a un sistema ben calibrato e ben sotto osservazione, ben contenuto. Ma appunto il sito di Borgo Montello si è sviluppato man mano proprio in sintonia con quella che è stato il dettato normativo. Quindi se abbiamo qualcosa, ci viene da pensare che se abbiamo qualcosa che dice che non va bene là sotto, è perché è stato fatto, è conseguenza di quello con cui si è iniziato a lavorare quando non avevamo gli strumenti adeguati per poter tenere sotto controllo l'ambiente, perché di questo in fin dei conti si tratta. Allora, abbiamo visto che gli inquinanti che all'interno del sito vanno girando sono ferro, manganese, arsenico, qualche metallo, cadmio, un po' di piombo e cromo, qualche volta in modo sporadico, non conseguenziale e non ben definito, che ce li ritroviamo in giro, ma questi sono i più importanti, ferro, manganese, arsenico, e i due famosi, 1,2 di cloropropano e 1,4 di clorobenzene, figli praticamente dei rifiuti di tipo industriale, tanto per capirci una volta per tutte. Rifiuti industriali che sono capitati là in mezzo, perché i rifiuti in quel periodo erano indistinti, erano di tutto così sui generis. Allora, abbiamo la zona dell'MV7, la zona dell'MV31, la zona dell'MV20, del 5, del 25 e del 22, dove è massima la concentrazione del manganese. Allora, in quest'area, in questi pozzi che sono stati individuati, si sta procedendo ad iniziare le operazioni di bonifica. Che cosa significa? Significa che stiamo cercando di aggredire l'acquifero e di modificarne praticamente le condizioni in modo da poter distruggere quello che, quindi, con sostanze che sono in grado di distruggere le molecole di 1,2 di cloropropano e 1,4 di clorobenzene tramite fenomeni ossidativi eccetera, non stiamo qua a parlarne, nonché a modificare quello che è il sistema redox, cioè portarci in condizioni ossidanti però che non devono essere eccessive, perché se io eccedo nel mio aggiungere ossidante creo passo all'eccesso opposto e quindi creo altri problemi. Quindi una situazione calibrata in modo da poter immobilizzare, poter far riprecipitare sotto forma di ossidi il ferro, il manganese e l'arsenico, in modo che non me li ritrovo più in forma di sciocca. Questo si sta iniziando a fare, e praticamente fra pochi giorni ci sarà appunto la famosa conferenza di servizi decisoria, dove si darà il via libera al piano operativo di bonifica, a questa prima fase di piano operativo di bonifica, che è il piano. Chi lo ha questa progettazione? Chi lo fa? La facoltà universitaria? Sì, è stata fatta da eminenti studiosi, fra cui praticamente due cattedratici universitari, uno è l'ingegnere Barruchello. Due universitari, praticamente il professor Belluco e il professor Barruchello, d'accordo? No, non lo dico.
Cerchiamo di evitare, non è il caso di queste cose, comunque è fatto da professori, da persone che sanno quello che fa. Questo è quanto abbiamo in programma. Ovviamente i risultati di questi interventi verranno verificati, cioè non è che si procederà ad effettuare questi prime, questa aggressione alla falda senza poi più controllare. Nel giro di un anno verranno verificati di nuovo i risultati, le cose, e se nel caso si procederà o ad ulteriori iniezioni, immissioni di reattivi e quant'altro, ovvero si procederà a modificare il piano di bonifica con altre tecniche che praticamente dovranno essere studiate e valutate. Possibilmente dovrebbe essere portata a conoscenza del pubblico anche il costo, perché a me sembra che un piano di bonifica di questo genere verrebbe a costare una cifra non valorosa. Ascolti, questi dati io non sono in grado di fornirle, questi dati potrà accedere tranquillamente tramite l'opinione scientifica, però volevo sempre per capire, sì. Questo tipo di approccio presuppone che si assume come dato che non ci saranno ulteriori contributi di percolato, che si interviene sul percolato. Certo. Allora. No, aspetta, questa è la cura del male, ma non è la prevenzione del tutto. Però stiamo cercando di... No, non capisco. La cura del male non è successo. Però possiamo andare per ordine, facciamo un intervento alla volta. Allora, parla prima, inizia il finito. Scusa un secondo solo, è finita la discussione. Per me io ho finito. Allora, un secondo. Parla il signore, iniziamo a entrare nel merito delle cose. No, dimenticate una cosa, mi ero talmente concentrato sul dell'acquifero e questo sistema operativo di bonifica che ne ho dimenticato un pezzo. Ovvero, insieme, allora, abbiamo visto che il sito, diciamo, S1 ed S2, le prime due vasche insieme alla S3, sono state, messe all'interno di un sarcofago che è il folder, ricoperto poi con tutto un sistema di teli su cui è stato fatto un ulteriore abbancamento, che è stato a sua volta ricoperto con tutto materiale impermeabilizzato. Ok, e quindi la zona di S1 ed S2 è stata, sistemata. Quello che rimane tuttora a cielo aperto è praticamente la S0, ma la S0 insieme a questo sistema di iniezione per il trattamento della falda, l'S0 sta per essere assoggettata essa stessa a un capping, ovvero praticamente il sito di discarico dell'S0, che attualmente è un le meteore, il genere d'acqua, può percolare all'interno e quindi rimuovere, trascinare, dare ulteriore modo di formazione di percolato, S0 verrà soggettato a capping, ovvero verrà reso impermeabile alla superficie fino al piede della discarica, in modo da evitare ulteriori apporti di acque e quindi di favorire la formazione ulteriore di percolato. Questo è quanto, ovviamente rimarranno i polsi MV24, MV23, MV21 insieme al 35 e altri, verranno utilizzati come monitoraggio continuo di una situazione che dovrà quantomeno rimanere stabile, se non evolvere in senso positivo, con una riduzione continua e progressiva degli inquinanti che stiamo rilevando nell'MV24. Allora, vediamo, perché questa è la fase 1 del piano operativo di bonifica. Noi intendiamo quantomeno aggredire in quelli che sono i nuclei forti, dopodiché a risultati ottenuti, a verifica della bontà dei risultati che otteniamo nel tempo,
può tranquillamente procedersi a missioni, a chiudere tutto quanto e a pennellare un po' quello che si dovesse trovare, perché io l'ho fatto semplicistica come cosa, come immissioni in questi pozzi abbiamo risolto, nella realtà c'è l'immissione, la verifica del fenomeno di rebounding, dopo quanto tempo praticamente mi si può ripresentare l'inquinante, come riaggredire l'inquinante, verificare nel tempo se c'è una regressione o meno, quindi è un sistema abbastanza complesso, non è un sistema semplice, nel senso metto, inserisco il mio reattivo, vado a controllare e ho risolto, no? C'è tutto un qualcosa di correlato. Io sì, oh, a completamento sì, su quello che è stato detto. C'è una domanda, no, la domanda devo dire, signore, perché sennò mi ammazza. Mi ho interrotto quattro volte. La parola però, è giovane. A completamento è tutto questo. Non mi è chiara. Siccome ha parlato di intrusione di acqua e della stura, che ovviamente l'acqua si diffonde per capillarità, arriva a chilometri. C'è la S0 che ancora non è coperta, non è protetta. E io dicevo, la cura che si sta facendo adesso è riferita all'inquinamento già esistente, ma non è una prevenzione per il futuro che ci potrà pervenire dalla stura, che ci potrà pervenire dalla S0. Ma la prevenzione... Il mio timore è che i soldi pubblici non vengono sprecati. Il progetto deve essere molto attendibile, deve essere fatto conoscere. Aggiorniamoci, rincontriamoci, possiamo stare qui a chiacchierare col progettista pure, col progettista. Sì, è chiarissimo. Sì, no, io devo solo fare una piccola a spiegare, a illustrare perché questo sistema funziona. A me sembra che sia strano, perché diffondere sostanze chimiche che costano il redditivo su un'area così vasta, ce ne vogliono tonnellate e tonnellate e tonnellate, oltre alla spesa di messa in opera, alla fine magari ci troviamo a trovare, ci veniamo a trovare un padracchio che non ha risolto niente. E facciamo prima a lasciare tutto a loro, siamo così, fidiamo, io fido sulla capacità dei batteri di digerire tutte queste cose cattive. Sarebbe interessante pure illuminare questo aspetto della cosa, perché a livello mondiale ci sono pubblicazioni che ce lo fanno sapere, ci sono case di inquinamento da petrolio e si fide proprio nella efficacia dei batteri che digeriscono, trasformano e azzerano, per meglio dire mineralizzano queste sostanze organiche, è la cosa che bisognerebbe pure tenere presente. Purtroppo ferro, arsenico, manganese, non sono attaccati ai batteri, sicuramente dobbiamo fare. Una cortesia, è chiarissimo. Ho una domanda tecnica. Scusami solo, è bene precisare che gli interventi che si stanno mettendo in campo non si stanno facendo con soldi pubblici, si stanno facendo a spese di uno dei due gestori che si è preso l'onere di mettere in campo un è una comunicazione d'ufficio a completamento dell'esposizione. Perché si è discusso di questa cosa, no? Il business delle bonifiche e quant'altro, no? Cioè, ad oggi cioè, tutto quello che avete ascoltato dai pozzi di rilevamento, monitoraggio e quant'altro non si sta facendo con soldi pubblici. Ti chiedo scusa, ma sai che hai alzato la... Allora, io ho capito quindi che la bonifica viene approcciata dal punto di vista di ridurre i metalli pesanti, quali ferro, manganese e arsenico, perché si dice andando a modificare il potenziale redox del terreno viene di nuovo, si evita il deassorbimento praticamente di questi metalli. Però io avevo letto che c'erano anche dei valori, diciamo, strani in alcuni piezometri dove praticamente il potenziale redox non era tale da spiegare la presenza di altri valori di questi metalli.
E c'era anche qualche pezzo metro che presentava dei valori quasi fuori limite, con qualche sporadico superamento dei limiti di legge per il nickel. E il nickel non è sicuramente un metallo, diciamo, litico, ma è più antropico, quindi dovuto al fatto che sia stato dilavato molto sicuramente, quindi dai rifiuti. Io poi anche nei confronti, quindi si approccia alla bonifica come eliminare metalli pesanti pensando che sia dovuto al dilavamento della roccia. Però nei casi in quei piezometri in cui invece non c'è la correlazione che potrebbe derivare proprio dal rifiuto stesso, non è detto che derivi quindi dalla roccia, perché non c'è un collegamento tra il pH, il potenziale redox e il desorbimento, no? In quel caso come si opera? Come andrete ad operare? E nel caso dei solventi in particolare, come li eliminerete? Quelli anche se non inquinanti. Ho capito. Allora ascolti, innanzitutto il sistema che si sta usando aggredisce sia i solventi praticamente che i metalli presenti nella fattispecie ferro, arsenico e manganese, modificando i potenziali redox. Ma non sta scritto da nessuna parte. Non è detto che i ferro e manganese e arsenico, io non l'ho detto, che troviamo dentro, deriva esclusivamente dalla roccia, deriva e dalla roccia, ma anche dall'apporto del percolato che ci ho detto. Ora, se io vado ad eliminare la sostanza organica del percolato, i miei reattivi che metto dentro sono in grado di farlo, perché acquisiscono sia l'organico che modificano il potenziale redox, perché potenziale redox e organico sono, diciamo, interconnessi fra di loro, d'accordo? E praticamente la stessa, lei mi dice, cioè sì, però ho dei casi in cui trovo l'arsenico e il manganese e anche il ferro e non sono in condizioni riducenti, va benissimo, non, diciamo che l'interazione dell'acqua non è legata a un particolare valore di potenziale redox per dire lo sciolto il ferro, lo posso fare benissimo con un potenziale redox di 190 millivolts e diciamo meno 400 millivolts, riesco a farlo in tutti e due i casi, cioè quindi dipende e per un verso dal substrato con cui l'acqua è a contatto, sia da altre condizioni concomitanti. Non mi legherei a doppio filo potenziale concentrazione. Sarebbe no, io volevo dire che avete usato la correlazione del potenziale e la presenza, diciamo, di metalli pesanti dicendo molto sicuramente è dovuto al fatto che quindi il percolato stesso causa il desorbimento di questi metalli, certo. Ok? Nel momento in cui vi siete trovati questi dati, diciamo, contrastanti, ci sarebbe da pensare che in quel caso invece il metallo non sia derivato dal desorbimento della roccia, ma derivi proprio dal rifiuto. In quel caso, trovandosi di fronte a un metallo pesante semplicemente derivante dal percolato, no? Che cosa potete fare eventualmente per bonificare? Allora, questo innanzitutto lo vedremo. Cominciamo quando io devo pulire un sistema, comincio a togliere il grosso intorno e poi vedo quello che mi resta. E poi man mano che vedo che questa cosa che sto utilizzando quel sistema lì non funziona, cambio chiaramente. Ok, e avete già idea di quale potrebbe essere il prossimo? Questo è qualcosa che va step by step, non posso pensare già adesso, se non ho chiaro quale sarà la situazione in cui mi vengo a trovare, non posso prevedere già da adesso come intervenire dopo, chiaramente anche perché l'evoluzione, qua non ci troviamo diciamo in un sistema, in una provetta, qua ci troviamo in un sistema reale, quindi le interazioni possono essere diverse, non controllabili, si possono avere, come dire, degli andamenti non previsti o anche magari delle sorprese che io non prevedevo mi succedesse questo e invece sono fortunato, oppure posso essere sfortunato nel senso che la reazione procede in un altro modo, quindi è un qualcosa che va fatto gradualmente sotto controllo, cioè non è che ho la soluzione in tasca, la chiave, ho aperto la porta e ho risolto.
E invece per quanto riguarda i solventi, come pensare di procedere? I solventi vengono, tra l'altro, il sistema ossidante che noi utilizziamo è anche un sistema in grado di aggredire i solventi, la molecola dei solventi, e quindi praticamente... È un sistema organico? È un sistema enzimatico? Ossidante, è un sistema di Fenton, il cosiddetto di? Fenton, reattivo di Fenton. Ok. Ok, è un sistema praticamente basato sulla... ossidazione che viene prodotta da un ossidante forte, acqua ossigenata, in presenza di un catalizzatore che in questo caso è il ferro. Quindi basterebbe teoricamente mettere semplicemente dell'acqua ossigenata, perché il ferro già ce l'ho ed è in grado di ridurre sia il ferro e quindi praticamente farlo precipitare e allo stesso tempo aggredirmi la sostanza organica e quindi demolirla. Questa è un po' il punto focale, nodale, per quanto mi c'è detto. Quello che le chiedevo fino alla luce. Allora, io pensavo di trovarmi davanti a persone che dicessero, iniziassimo a dire le verità, ma credo che abbiamo un atteggiamento ostile nei confronti dei cittadini, nei confronti nostri. Io non riesco neanche a trovare le parole, perché cambiando le persone, cambiando le cariche che ognuno di voi riveste, io avverto semplicemente ostilità. Io vi sento ostili. Vi sento ostili per una serie di motivazioni. Io prima ho cominciato a ridere, ma a ridere in un modo molto amaro, quando ho sentito il nome di un esimio professor Barruchero. Ma rido con amarezza per un motivo semplice: io ero casualmente dentro la discarica con una commissione ambiente provinciale e questo esimio professore si è permesso davanti alla mia persona, che io sono un tecnico, io sono un contadino, a differenza di altri che si travestono da tecnici, e ha osato questo signore dire che a 7 metri già c'era l'argilla impermeabile. Noi lo sappiamo, avete detto anche voi, c'è torba, c'è sabbia, c'è l'argilla impermeabile. Perché ci dovete rompere i coglioni e prenderci per il culo? Perché? Allora, cominciamo a fare ragionamenti semplici, no? Cominciamo a dire ai cittadini, guardate che noi abbiamo fatto dei profitti ed è lecito ed è giusto, perché io sono comunista e non è che ho paura del lecito profitto. Quello che non è tollerabile è passare sopra le persone, eccetera. Noi siamo, io non riesco a certificare il biologico perché trovo tecnici che, non come voi, persone, eccetera, che si ammantano al tecnico e non sanno un cazzo. Cioè mi dicono a me, Paolo, che devo scrivere su la certificazione, e io sono costretto a cacciarmi, no? Ai coglioni, perché non si fa, non è lecito, non è immorale, non è niente, no? Capito? Allora, quale 7 metri? Ma di cosa stiamo parlando? Lì a 2 metri attraversiamo la strada, ci stanno le persone, a 800 metri c'è sta la scuola, cioè esistono tutti gli studi di impatto ambientale, sono fasulli. C'è una signora che ha fatto uno studio di impatto ambientale e noi siamo andati anche a Reggio Emilia a contestarlo, no? A dire, senta, anche detto vera, ma lei come cazzo fa a scrivere le colline movimentano piacevolmente il paesaggio? Il compagno socialista Landi, ma noi ce l'avevamo altre colline di immondizia, capito? Allora, per favore, a cominciare dal Consiglio Comunale, ma anche le imprese, perché se l'ingegner Barruchello fa la bonifica della discarica, delle discariche, eccetera, adesso noi ribonifichiamo quelle bonifiche. E quale bonifica?
Ma di quale bonifiche stiamo parlando? Allora, come mai ai cittadini, a noi, non sono stati mai dati dati, c'è un confronto, noi ce ne siamo dovuti strappare con un nuovo movimento, perché ci vogliono fare un altro, ci vogliono fare un altro impianto che non c'entra niente con la discarica, ma un'altra servitù, un'altra oltre a quella. E tutte le aree intorno alla discarica, che è già compromessa, altre aree acquistate per fare altri impianti. Ma non vi sembra normale che dopo 10, 20, 30 anni è ora di dire basta, cioè mettere in sicurezza quel territorio e togliere la metastasi che c'era dentro, invece di raccontarci una serie di stupidaggini per non ricazzate? È normale che la gente si incazza. Ci avete detto fino all'altro giorno che non c'erano elementi di inquinare, dobbiamo stare tranquilli. Oggi ci venite a dire che dobbiamo stare tranquilli, su quale base? Ma ve lo volete andare a fare un giretto al cimitero di Borgo Montello e vedete le morti da cosa derivano? Fatevi un giretto, non è che vi dobbiamo augurare il male, ma perché c'è un impatto ambientale e patrimoniale e di salute che ci riguarda, voi giustamente non lo sentite e ci avete gli affari da fare e li dovete fare, ma vi dovete confrontare pure con noi. Dunque a me nessuno mi placa, nessuno, né da un lato né dall'altro, e come me ci sono migliaia, decine di migliaia di persone che stanno pagando dalla metà degli anni 70. Allora era rifiuto che si poteva anche ragionare, perché io sono cresciuto in mezzo alle dame. Adesso il letame è fuori legge, è diventato il compost, e dentro il compost c'è sapore lì del Dio, metalli o non metalli, noi li aggrediamo, ma noi non li vogliamo, non la vogliamo quella roba là. Per favore, mettete in sicurezza, punto, e finiamola con le storie. Poi, se votate all'unanimità, evidentemente siete uguali e ci avete interessi simili, perché questo è, io assisto a un'assemblea dove l'ARPA, che dovrebbe garantirci la tutela ambientale, ma di quale tutela? Tutela di una serie di interessi che possono essere anche legittimi. Ma noi vi sentiamo non vicini, hai capito? Non vi sentiamo vicini. Terminato. Qual è la soluzione? Allora, ci sono. Ecco. Perché se lei non ha finito, vuol dire che sta cercando di mandare a monte l'incontro, che è cosa diversa. Allora, oggi noi siamo qui, fra virgolette, per giocare a carte scoperte. Al di là della demagogia, al di là dei comizi e al di là di qualunque altra cosa basata o non basata su cognizione di causa, che io tra l'altro nonostante tutto rispetto. Sì, la parola a tutti e due, andiamo con ordine. La parola no, volevo un attimo. Come? Io chiedo, ha ragione, chiedo scusa, ma mi sto adeguando. Ha ragione, mi chiedo scusa, ma mi sto adeguando al top. No, io lo sento sempre così. Mi sto adeguando. Io lo sento sempre con sì, questo tono. Ha ragione. Molto... In diverse occasioni. Ha ragione. Purtroppo. No, vabbè, io sto dalla parte di ciò che rappresento. Allora, io vorrei parlare a livello istituzionale di ciò che mi ha e ci ha spinto a creare questo tavolo. Questo tavolo serve per fare chiarezza. La chiarezza avviene anche dicendo cose e contestandole con cognizione di causa. E questo tavolo, mi dovete dare atto, consente
di ascoltare cose discutibili o non discutibili, ma da parte di chi rappresenta ciò che è preposto a fare, e dà la possibilità anche di contestarle, purché con cognizione di causa e in modo costruttivo. Perché quando io dico, e posso condividere o non condividere, non è questa la sede, ma sento bonificare e basta, per bonificare c'è bisogno di entrare nel merito di questi discorsi. Dopodiché si può stabilire che Baruchello sta facendo cose e non conformi a quello che è il tipo di inquinamento, e quindi si tireranno fuori eventualmente ragioni per cui si sarebbero potute e si dovrebbero fare cose diverse, migliori e anche economicamente fattibili. Questo dato ha questo senso. Per questo io, non per tarpare il confronto, ma per continuare a... Dopodiché, se Cirillo, il Consiglio Comunale, quei Tizio e Caio fanno ciò che la gente vuole o non vuole, sono altre le sedi, e giustamente ognuno si assumerà le sue responsabilità. Però datemi e dateci atto che questo tavolo ha il significato e l'intento di far capire a carte scoperte, cosa che non è accaduto sino a ieri, cosa è e che cosa si sta facendo. E quando uno dice che cosa è, disegna una foto, si assume la responsabilità, perché se vuole nascondere le cose non dice. Se dice è perché sta tranquillo con la coscienza e si apre a un confronto anche contraddittorio, anche col rischio, fra virgolette, di essere smentito, ben venga. Perché quando uno apre un tavolo, mi scusi e chiudo, quando uno apre un tavolo di trasparenza, l'essere smentito non è un danno, è una risorsa, purché si riesca dalle cose riuscire a trovare la cosa migliore. Quindi io prego di rimanere a quello che è l'oggetto del tavolo, e voglio preannunciare già adesso che il tavolo verrà riaggiornato, perché una virgola, un tassello, non una virgola, scusate, importantissimo, che manca a questo tavolo è proprio il confronto dati ASL, Livello Sanitario. E siccome però oggi il tavolo era esclusivamente per capire lo stato dei fatti, cioè se c'è inquinamento, certo che c'è inquinamento, no, quando dice che sforano i valori, perché se no, giustamente, di che stavamo a parlare? Non c'era una cosa di voi, ma dateci atto che stiamo giocando a carte scoperte, perché se no auspicate, ma se no auspicate quello che è successo ieri, no? Se oggi noi siamo qui a dire queste cose e nasce un dissenso, vuol dire quasi invece oggi stiamo facendo il contrario di quello che no? Detto questo, il prossimo tavolo sarà proprio, e io anche lì vi pregherò di stare al tema, perché se noi davanti a Vasa andiamo a parlare, faccio l'esempio del Baruchello, allora non sfrutteremo il confronto del dato livello sanitario, sforamento, pericolo per la popolazione, tipologia di sostanze sforate in base a ciò che i valori dei pozzi pizzometrici dicono, e livello delle culture, e quindi andremo anche a ridare dignità che oggi viene infangata ingiustamente, e a dare la giusta preoccupazione ed eventualmente anche il giusto come si dice, ristoro al recupero di ciò che il passato avrebbe dovuto fare e non ha fatto, rispetto a chi sta subendo un danno a carte scoperte. Volevo fare un'ultima richiesta. Riguardo al tavolo di trasparenza, sarebbe possibile fare eventualmente anche un tavolo sempre della trasparenza con ordine del giorno, però la raccolta differenziata alla Dina? Assolutamente sì. Perché è qualcosa su cui tutti dobbiamo parlare. Assolutamente sì. Ma il tavolo è permanente, più altro che aggiornare. Avremo modo di seguire questa vicenda in tempo reale con il territorio. Si può stabilire ora stesso? No, è per statuto. Questo è un organismo istituzionale, deve essere convocato con tanto di pubblicazione 10 giorni prima, è una serie di procedure. Aspetta un secondo, non ci sono domande tecniche. Ecco, scusa. Una cosa, il costo Gesù di questa prima fase di
e prima ci hai detto lo affronteranno le società, tipo capire temi che affronterà i prossimi disponibili e quante le possono essere. Sì, sì, chi lo affronta è sapere se è stata fatta una gara rispetto all'esecutore della politica, oppure se è stata già scelta la società che diretto e chiede per procedimento e chiede anche a fantasma, cioè se la regione, il comune, l'ARPA. Questo forse sono più difficili. Non è una bonifica fatta dalla pubblica amministrazione, è una bonifica assunta dal soggetto gestore, quindi è direttamente il progetto dell'ambiente, vorrei soltanto fare un inciso per questo assessore quello che avete appena detto sui costi e quant'altro. È vero che attualmente l'ambiente sta sbarcando i lavori da fare su questa piattaforma di bonifica, ma anche è vero che questa messa in sicurezza parte da lontano, cioè circa 3 anni fa abbiamo messo per 1 anno in emungimento alcuni pozzi e il costo è stato totale carico del vendetto. Cioè un anno spillando l'acqua del sottosuolo e portato a smaltimento, quindi non facendo un trattamento in loco, ha dei costi notevoli e le ha pagate in tempo. Le ha pagate la bonifica? Attenzione. I costi che noi abbiamo sopportato non abbiamo messo in tariffa da dietro all'altro, quindi il soggetto privato a parte. E tutti i pozzi di fanno parte sempre della messa in sicurezza di questa problematica. E tutti i pozzi scavati di controllo. Non è questa la sede, non è la no, perché per parlare di cose, quindi pure è economico, però quella ma le istituzioni hanno chiesto che venissero fatte quelle soluzioni e abbiamo temperato ciò che è stato scritto. Quindi non è così. Sono molto armato, l'ultima, quindi rispetto al progetto di accogliente con la bonifica, sono stati da parte dell'ARPA, che abbiamo pure come responsabili, valutati diversi tipi di intervento, cioè avete valutato 1, 2, 3, 4, 5 proposte di intervento, sentendo anche altre università, sentendo anche altri esperti, o avete valutato esclusivamente la proposta fatta da parte del accogliente? La legge è così, io sono dedicato alla società, mi propongo, non c'è un pizzo in mezzo, se non mi si presenta uno con la bacchetta magica e mi dice in 2 ore, cioè, metti un tempo, non si deve dare, è evidente che l'impresa fa le valutazioni, perché è la legge. Sì, l'unica cosa è che si tratta di soffrire per dare un po' di soluzioni, ma quando si va a una bonifica sì, ma questa non è una bonifica che stanno facendo 10 milioni ma l'intero se la squadra stesso si vede. Ecco, guarda, ha chiesto la parola all'ambiente. Sentiamo. Non sono più abituato a sentire la parola, scusa, siamo comprensivi. Siamo comprensivi. L'osservazione che io volevo fare è questa. Trovo paradossale che un'assunzione di responsabilità libera da parte delle società di gestione del sito diventa quasi un capo di imputazione. No, lo sta dicendo lei. Diventa quasi un elemento per un giudizio sfavorevole. Faccio un po' di richiamare all'espedizione che è stata fatta fino a tanto qualche
ulteriore elemento di conoscenza. Quando nel lontano 1996 le istituzioni hanno fatto insomma poco a poco il tempo, è risultato che vi fossero due perdite di percolato in testa a due discariche, una perdita per un litro al secondo, un'altra perdita per mezzo litro al secondo. Quando noi abbiamo fatto il primo progetto di messa in sicurezza, ritenevamo di trovare nel corpo delle discariche da 60.000 a 100.000 tonnellate di percolato. Sapete quanto ne abbiamo trovato? 13.000. Cioè, nel mentre voi guardavate allora le cose, il mondo con altri occhi, si disperdevano nel sito di Borgo Montego da 50 a 100.000 tonnellate di percolato. Ve ne siete mai accorte? È un problema di ecoambiente oggi. Palladino si pone il problema che oggi ecoambiente faccia la bonifica del sito e che non sia stata messa a gara, ma ecoambiente si vanta di aver assunto questa responsabilità per affermare un profilo imprenditoriale non egoista di una società che non se ne fregasse dei problemi che passa la voce e quindi ce ne siamo, no? Sono anche qua a parlare così. Comincia a capire qualche cosa, ci si rende conto che il disastro ambientale di Borgo Montello risale agli anni 80 e che chi è arrivato nel 2000 e cerca di mettere le pezze in un disastro dovrebbe avere una medaglia al valore civico, non essere circondata dal sospetto oppure essere censurata perché sta facendo una cosa fuori loro. Questa è la prima osservazione che io voglio fare. In secondo luogo, noi di fronte alla situazione della finanza pubblica, di fronte al problema posto dalle istituzioni, non abbiamo inteso di sottrarci perché noi potevamo dire si completi il procedimento di legge, si vada alla ricerca dei responsabili di allora, si carichi sulle palle il costo della politica. Chiaro, potevamo fare questo, sottrarci. Borgo Montello oggi sarebbe, se non fossimo intervenuti noi con la prima messa in sicurezza, sarebbe una palude di percolato. Noi l'abbiamo trasformata in una situazione ancora industrialmente e produttivamente accettabile. Questo è quello che noi abbiamo fatto nel corso di questi anni. E perché quattro famiglie davanti? E non da soli. Arriviamoci appunto. E non da soli, se non fossimo intervenuti, il disastro sarebbe stato completo. La vostra situazione come proprietari circostanti sarebbe stata peggiore. Basta venire a visitare Borgo Montello oggi e vedere le fotografie da allora per valutare la differenza. Questo è quello che voglio dire. Dopodiché è chiaro che i costi della bonifica oggi non possono essere prestabiliti in assoluto, si va avanti per passaggi, per step, così come si va dappertutto, si fanno dei tentativi, si fanno delle prove, si verificano i risultati, si modifica quello che deve essere modificato. La scienza e la tecnica fanno così, non è che si inventano formule astratte e poi le applicano in tutte le situazioni con un abito universale. In ogni situazione che c'è da bonificare c'è un abito su misura da fare, come fa il sacco. E questo è quello che noi ci troviamo davanti, con delle incognite, con dei problemi, e speriamo che si possa realizzare, lo dico anche a Cirilli, un osservatorio sul posto, in modo che i cittadini siano quotidianamente informati di quello che si sta facendo. Noi non abbiamo nulla da nascondere. Lei non ha detto la cosa. No, parliamo, se no diventa un battibecco, parliamo, ecco al tavolo, c'è qualcosa dobbiamo andare via dalla davanti in aggiunta, no? Ve lo dico adesso, e ogni volta vanno sempre a dirlo adesso, lui aveva ragione, però ha alzato la voce, abbiamo toccato un tasto forse un po' troppo alzato, però tu sai bene che andare via dalla davanti siamo quasi non c'è niente da andare via dalla davanti, dobbiamo andare via dalla davanti attraverso anni. Forse se fu questo tavolo se fosse fatto allora non staremmo a parlare di queste cose. Vabbè, se non risponde così non c'è bonifica, dato le autorizzazioni. Ci abbiamo fatto avanti, perché passo.